Veniamo a te, sto leggendo, scusa, sto leggendo alcuni messaggi perché poi io qui è un insieme di cose che si concatenano. Giuliana Russo. Sai già che ti chiedevo il nome? Sì. Bene, bella questa chitarra. Beh, per me non so come sono, non conosco la marca, però è bella. Giuliana Russo. E di dove sei? Di Catania. Cioè tu vuoi dirmi che sei partita da Catania per venire fin qui? Sì. E perché? Perché sono venuta a cantare a Palafiori. Sì. E nel frattempo sapevo di questa iniziativa. Ma tu hai sentito... Devi venire qui, vieni qui, vieni qui. Ecco, dico, guarda, mi faccio io da parte, ti do un po' di spazio qui. Non riesco a suonare. Ok, Giuliana, quindi tu ci hai pagato un viaggio. E quanti anni hai tu? 18. 18. Chi ti ha accompagnato? Mia madre, mio fratello piccolino. Anche il fratello piccolino? Sì. E dove sono? Fuori. Falli entrare. I capelli. Cosa c'hai i capelli? Non si vede, ho capito. Fai entrare la mamma e il fratello. Giuliana? Sì. Giuliana, falli entrare, si mettono qui seduti. Ecco. Adesso. Così entrano dentro e almeno li prendiamo. Ehi! Mettiti qui vicino, dai! Salve! Ciao! Ok, guarda che facciotta! Guarda che facciotta che c'hai! Vieni, sediti anche tu! È il suo momento? Ok, bello, una mamma che dice il suo momento ti lascia fare. Credono in te i tuoi genitori? Sì. E tuo fratello è un fan o essendo più piccolo rompe le scatole, no, come tutti i fratelli piccoli? No, siamo... Siete? Siamo molto stretti, non rompe così tanto. Ah, ok. Allora, le canzoni le scrivi tu? No, questa canzone che porto oggi non l'ho scritta io, l'ho scritta. Sì. Però qualcosina la vado scrivendo. Anche se comunque è rimasta tra me nella mia stanza e forse l'ha sentita un po' lui. Com'è la canzone che scrive lei? No, che volte? Non lo so. Allora, fammi sentire, come si chiama questa canzone? Nostalgica follia. Vai. Come quasi all'improvviso ritornasse ancora in noi la paura di quel sogno che ci fa tremare, come se ci fosse quel pretesto per sparire e perdersi nel tutto niente di noi. Come quasi all'improvviso ritornasse ancora in noi il convincersi che tutto ciò che è perso non sarà per sempre, ma restare in bilico tra il forse ma chissà se mai sarà. Accecati da quel lampo di un tempo mai passato, calpestando tutto ciò che ostacola il ricordo in cui tutto ciò che resta dell'immagine sbiadita di noi, avvolti in silenzi di noi, in ciò che rimane in un giorno di nostalgica follia. Come quasi tutto ciò che sento ancora parla di noi e tra le mani stringo forte ancora quel legame che ci unisce e ci allontana, poi ci lega prima di fuggire via e poi via. Accecati da quel lampo di un tempo mai passato, calpestando tutto ciò che ostacola il ricordo in cui tutto ciò che resta dell'immagine sbiadita di noi, avvolti in silenzi di noi, in ciò che rimane in un giorno di nostalgica follia. È come prendere il volo diventando un angelo, toccare il nostro cielo per poi ricadere ancora giù.
follia, un giorno di nostalgica follia. Allora Giuliana, leggiamo. C'è chi ti apprezza moltissimo, tipo caspita Pierpaolo Lella, ma brava Christian McCree, sicuramente emozionata, brava, ma in Italia non puoi, scappa finché puoi. Vabbè, questo vabbè. Brava, le serve un chitarrista, Marcello Truzzi, perché chitarra devi fare un po' più di pratica, anche perché ma questo penso non è neanche la mia chitarra, cioè sono arrivata qui, mi hanno prestato una chitarra. Sono arrivata così a perché, come dicevano i tre terzi, portare uno strumento in aereo portare uno strumento in aereo costa come, sì, come un passeggero. Non ho potuto portarlo, mi avevo detto di metterlo in stiva ad esempio, però l'avrebbero rotto. No, l'avrebbero rotto, non mettere in stiva niente, perché hanno rotto un violino d'epoca là all'Italia, quindi molto graffiato, con voce diversa, è brava a lavorare sull'estensione alta, ma è bravina. Ci sono dei, fai un favore, prova a fare il ritornello senza urlare. Fammi sentire. A cappella? No, no, con la chitarra, però senza urlare. Voi avvolti in silenzi di noi, in ciò che rimane in un giorno di nostalgica follia. È già più meglio, stavo per dire, Giorgi. Senti che è già meglio? Cioè, tu, se hai anche una voce che può sparare alto, significa che la devi usare. Non è che per contratto tu devi raggiungere la massima estensione della tua voce tutte le volte che canti. Anche perché l'urlato è fastidioso. Ieri sera ho sentito qui a casa Sanremo una roba oscena. Spingevano tutti di urla. Brutto. Ormai tutti urlano perché vogliono far sentire che hanno la potenza della voce. Non serve. Tu mi devi dare delle emozioni. Nel momento stesso in cui tu mi urli, tu urti i miei timpani. E io dico, cos'è sta roba? Sta buona, capito? Ce l'hai la voce, ogni tanto te la puoi fare un excursus dove è necessario. Uno dice, porca vacca, ecco, vedi, ecco quello che intendevo, scrive Marco Vona. Meglio non urlato, grazie Giorgio Indaco, vedi? Bravo Red, la dritta è giusta. Giorgio Cavalli, che è un chitarrista. Cavalli. È lui? È Giorgio, sì. Che è il chitarrista, il nostro amico. Sì, sì. Vedi? Ora sì, hai visto? Hai visto? Ho visto. Questo devi fare, controlla la voce, ok? Ok. Va bene, e poi continua. Fai concerti, riesci a fare concerti? Sì, qualche sera da fare. Con da sola o col gruppo? Da sola, a volte con dei ragazzi, però comunque spesso da sola. Ecco, sarei curioso di sentire una canzone che scrivi tu. Quindi ti aspetto con una canzone che scrivi tu. Va bene. Ok? Quindi comincia a scrivere le tue emozioni, non a cantare emozioni di altri. Ok. Vabbè. Arrivederci. Ciao bambina. Ma c'hai Topolino? Sì. Beh certo, è piccola. È brava tua sorella, sai? Sì. Lo sapevi tu, vero, che era brava lei? Sì. Beh, devi andare orgoglioso. E soprattutto dare anche. Ma lei non ti rompe un po' le scatole? Canta spesso in casa? Sì. Sì, rompe un po' le scatole quando tu vai a vedere la TV, eccetera? Sì. Però lasciala fare, ok? Okay. Va bene, ok. Ciao, grazie, ciao.